Dunque, siamo qui a lanciare un appello al deputato Roberto Fico, presidente della vigilanza RAI, un appello affinché convochi, nel più breve tempo possibile Monica Maggioni, direttrice di Rai News 24. Perché? Perché la stessa rappresenta il gruppo Bilderberg a Copenaghen. Il gruppo Bilderberg è un'associazione di stampo massonico che si ritrova una volta l'anno in una città diversa, sequestra un albergo, discute segretamente di temi mondiali, europei e nazionali. E addirittura è così segreta questa riunione che fanno erigere un muro intorno all'albergo, tipo un muro di Berlino. A Copenaghen molti hanno visto questo muro, molti hanno visto anche i video che lo riproducevano. Basta scrivere Bilderberg Copenaghen Hotel Marriott su YouTube. E questo appello è stato iniziato da attivisti 5 Stelle, tant'è vero che è stata fatta anche una petizione su Avaaz, e rilanciato dai maggiori blogger di controinformazione come Informare per Resistere o come No Censura, il quale ci ricorda che il giudice imposimato, riportando le parole del giudice Alessandrini, diceva che il gruppo Bilderberg decide le stragi di Stato. Quindi, ci aspettiamo che Roberto Fico, che vigila la RAI, la vigili attentamente chiamando la Monica Maggioni. Tant'è vero che Imposimato, che è vicino anche lui al Movimento 5 Stelle, ma a prescindere da questo, c'è cioè tutta la storia di Imposimato, ci dice di un giudice integerrimo che ha indagato le stragi, ha indagato di tutto e di più. Sentiamo cosa dice Imposimato. Cioè, gruppo Bilderberg è responsabile delle stragi, qui siamo di fronte a fatti gravissimi, cioè, quindi Roberto Fico, questo appello è veramente importante, non è che può essere bypassato, tant'è vero che tu sei stato anche ospite di Lilli Gruber, anche lei del gruppo Bilderberg, andasti proprio l'anno scorso, subito dopo che lei era andata al Bilderberg a Londra, qui abbiamo anche il filmato. Sentito che la riunione dei suoi colleghi senatori sul campo. Quindi ci rivolgiamo a Fico, anche forti del fatto che quest'anno parecchi attivisti sono andati a Copenaghen, tra cui per esempio il blogger Amodeo, il famoso Alessandro Carluccio, autore di grossi video d'inchiesta come quelli contro le Iene che hanno fatto milioni di visualizzazioni su YouTube, Max Gaetano, editore. Salvo Mandarà, che è andato lì, che è il cameraman personale di Grillo e un blogger attivista 5 Stelle. Tutti questi personaggi hanno lanciato anche loro l'appello. Lo stesso Paolo Bernini, deputato, che è andato insieme a Cominardi, che era già andato l'anno scorso a Londra. E lo stesso Grillo parla molto attentamente del Bilderberg, tant'è vero che se voi cercate su Google You are not free, tu non sei libero, Beppe Grillo. Vediamo che sul blog di Grillo si parla molto analiticamente del gruppo Bilderberg. Esiste da 52, scrive Grillo. Ne fanno parte un centinaio di persone, esponenti dell'alta finanza, dei governi e dei principali giornali economici. Si chiama gruppo Bilderberg. Si riunisce ogni anno in un albergo protetto dalla CIA. I nomi dei suoi membri sono noti, chi ne fa parte è tenuto all'obbligo del silenzio. Nulla esce sulla stampa. Quello che decidono, in cui discutono, le sorti del pianeta. Poi ci mette alcuni nomi come Monti, Barnabé, Tremonti, quest'anno per esempio c'erano Barnabé, Elkann, la Maggioni e Monti stesso, in passato la Bonino è andata lì prima di diventare commissario europeo, Monti e Letta l'anno prima di diventare Presidente del Consiglio, quindi cioè, questo appello lo facciamo rilanciare dal blogger e cameraman di Grillo Mandarà, che si rivolge proprio a Fico alla gabbia, perché Paragone ha fatto un servizio sul gruppo Bilderberg. Cosa, c'è una legge Anselmi dell'82 che vieta le riunioni segrete, dove siano segreti i partecipanti o gli argomenti di cui si discute. Allora io chiedo una commissione parlamentare che chieda al senatore a vita Monti che cavolo è andato a fare in quella riunione e chiedo a Roberto Fico, presidente della commissione di vigilanza RAI, di convocare immediatamente Monica Maggioni, io vado a fare lo streaming se vuole, perché gli italiani devono sapere che cazzo è andata a fare Monica Maggioni in quella riunione. Quindi Fico, ovviamente la richiesta d'appello è fatta in modo tale che ci sia uno streaming quando convochi la Maggioni, non è che la devi convocare a porte chiuse e vi parlate in segreto. Ci deve essere uno streaming,
fatto magari da un blogger indipendente. E mi raccomando, Fico, vedi di convocarlo nel più breve tempo possibile.